A pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione turistica balneare, il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori commenta le previsioni sull'occupazione alberghiera sul lungo periodo. In questo momento, analizzando i dati, abbiamo un tasso che non supera il 18% di occupazione media nelle strutture alberghiere dalla metà di maggio fino alla metà di settembre. Un 18% che non è una percentuale così elevata, ci sono però all'interno dei dati dei segnali che fanno ben sperare. Rispetto alla rilevazione di 15 giorni fa, c'è stata un'inversione di tendenza sulla nazionalità. In queste ultime 2 settimane abbiamo visto un evolversi della situazione e in particolare forse negli ultimi giorni il primo mercato presente all'interno dei nostri cartelloni in questo momento è appunto il mercato Italia, che è diventato il primo con un 25% di prenotazioni inserite sul totale rispetto a Germania, e secondo e terzo mercato l'Austria. Quindi al terzo posto è balzata al primo il mercato italiano. L'invito alla politica è quello di consultarsi con le associazioni di categoria che fanno i conti con restrizioni necessarie da un lato per il virus, quanto incompatibili con il turismo, come il coprifuoco che, salvo rivisitazioni orarie, resta alle 22. È impensabile garantire un'offerta turistica che imponga restrizioni del genere. Siamo consci e consapevoli che non siamo ancora usciti dalla problematica e quindi dobbiamo affrontarla come tale, così come abbiamo fatto l'anno scorso, forse con ancora meno certezze di quelle che abbiamo oggi. L'abbiamo fatto garantendo sicurezza e tranquillità ai nostri ospiti e devo dire senza conseguenze e ricadute sui territori per aver fatto una stagione quasi normale in certi tratti della stagione scorsa. Certo che dovrà essere posto rimedio a questa, come a tante altre indicazioni che in questo momento girano all'interno delle bozze e dei decreti che stiamo vedendo.